il Frosinone con Lorenzo Ariaudo, anche lui ex come Maiello, tra l'altro si è salutato prima del match Ariaudo con Pietro Accardi, che all'epoca era team manager dell'Empoli, poi è diventato direttore sportivo. A proposito di team manager, da quest'anno posizione ricoperta da Domenico Maietta, fino allo scorso anno centrale difensivo della squadra toscana, chiuso la carriera da calciatore per iniziare la seconda via, sempre però con il club toscano. Da Bardi a Brighenti, oggi come detto manca Marco Capuano, non c'è Krajinc ma c'è Zhiminski in difesa, parte subito Rodien molto alto, lo segue Nicolau, il cross, Cenone debuttò tra i professionisti, poi una Lamantia che a gennaio è arrivato a Empoli, ha inciso poco, soltanto due gol nella seconda parte di campionato. Adesso recupera palla proprio l'Empoli con Lamantia, il tocco per Mancuso, Bardi fare per Francesco Bardi e quindi si sblocca il risultato. Una mossa quella di Alessio Dionisi, come dicevo in apertura, già proposta nelle amichevoli che hanno chiuso il precampionato dell'Empoli, oggi l'ha confermata, si è preso il numero 10, quello del trequartista, quello del fantasista Moreo, che però come detto a Venezia, a Palermo faceva il centravanti. Stanos, la pressione di Mancuso, molto corto l'Empoli, Frosinone che può impostare con calma con Brighetti. Zhiminski, Dionisi dice non ti abbassare ai suoi difensori, chiaramente potrete ascoltare le indicazioni dell'allenatore visto che non c'è il pubblico. Zampano, il velo di Rodien, il tocco per Ardemagni, l'anticipo di Simone Romagnoli, palti e 15 andati via, 1-0 per l'Empoli, sbloccato Moreo. Brighenti, era già partito Zampano, molto alto sulla destra, come molto alto è anche Andrea Beghetto, alto e largo, quasi all'altezza della linea laterale. Eccolo qui Beghetto, servito Ardemagni, anche lui chiamato a una stagione da... Ancora Beghetto, prova a inserirsi Castanos, come detto unico nuovo acquisto. Zampano, ovviamente per tutti voi la possibilità di seguire le partite singolarmente ma anche di posizionarvi sulla finestra di zona gol. Questo pomeriggio 6 gare con inizio alle 14, poi alle 16 Venezia-Vicenza, weekend ricchissimo di appuntamenti su DAZN. Bandinelli recupera, Lamantia in Lempoli, due doppiette e in totale 5 gol in carriera per il 28 contro l'avversario di oggi. Ancora a bordo campo, Angelo. Sì, le indicazioni di Alessio Dionisi, pressione costante, come detto anche su Raffaele Maiello, uno tra Lamantia e Moreo, deve andare proprio in pressione sul playmaker del Frosinone per evitare il giro palla della formazione di Alessandro Nesta. Indicazione adesso per Terzic e Fiamozzi, non esageriamo con il giro palla, possiamo andare anche lunghi qualche volta da Lamantia. Dicevo di Terzic, che adesso è chiamato a chiudere su Zampano, arrivato dalla Fiorentina il serbo, adesso in raddoppio Terzic e Bandinelli su Ciano, l'ultimo tocco da Castanos ancora a Lorenzo Ariaudo, altra colonna della difesa del Frosinone. Rodien, Zampano, Ciano di prima, Maiello molto bene per Beghetto, un missile per il Zampano. Iniziò malissimo il campionato 2019-2020 per il Frosinone, sconfitto 3-0 sul campo del neopromosso Pordenone, esordio vincente invece al Benito Stirpe, 2-1 contro l'Ascoli per la squadra di Alessandro Nesta, che ora avanza con Zampano.